Venerdì 22 dicembre 2017, buonasera, ben ritrovati e buon Natale, puntata numero 18 di Pianeta Bianconero, il pareggio, lo 0-0 contro il Parma, diciamo così, è stato il prologo per un altro risultato molto molto positivo, un 1-1 contro il Palermo nella partita di ieri sera con un retrogusto da vittoria, assolutamente un punto d'oro per il Cesena che allunga la striscia positiva nel momento cruciale della stagione, non solo, anche in quello più complicato. Il calendario non dava certo una mano alla squadra di Castori, ma evidentemente così gli automatismi stanno davvero convincendo. E allora parleremo di tutto questo, perché insomma siamo alla penultima puntata dell'anno, ovviamente andremo in onda anche venerdì prossimo per parlare dell'ultima giornata a Cremona, daremo uno sguardo proprio alla partita dello stadio Zini, ma riavvolgeremo il film del Manuzzi di ieri sera con un grande ospite protagonista assoluto della sfida di ieri sera da ex contro il Palermo. La clip dei gol più belli e non solo. Tutto questo dopo la sigla. E allora, prima di presentarvi gli ospiti di questa sera, vi ricordo appunto che Pianeta Bianconero non va in vacanza, saremo attivi assolutamente anche dopo Natale, prima dell'ultimo dell'anno, proprio perché venerdì prossimo andremo a commentare l'ultima partita, l'ultima gara del girone d'andata contro la Cremonese, allora saremo in diretta, torneremo sul canale 14 come da tradizione appunto di Pianeta Bianconero. Altra notizia importante, invece, che sono usciti oggi anticipi e posticipi, Cesena giocherà la prima gara dell'anno, la prima giornata di ritorno contro il Bari alle ore 20:30 all'Orogel Stadium, insomma notizia credo doverosa per tutti i tifosi che ci stanno seguendo. E allora andiamo a vedere chi ci è venuto a trovare questa sera, dicevo in copertina, un grande protagonista non solo della partita di ieri ma delle ultime settimane del Cesena, una lievitazione importante tra i pali, quella di Andrea Fulignati. Ciao e buonasera. Buonasera. Ciao Andrea, insomma dicevamo anche prima di partire con la diretta, un momento molto molto positivo della squadra, ma anche quello appunto del portiere che aveva cominciato così con qualche problemuccio, no? Anche di adattamento se vogliamo, e poi nelle ultime settimane andremo a vedere perché abbiamo i filmati, tante belle parate. Accanto a lui sono così molto così contento di presentarlo perché è un debutto assoluto, Gianni Bardi, ciao, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Grazie, grande tifoso del Cesena, comico tra le altre cose di Zelig, insomma l'avrete visto sicuramente in TV. Un po' di tempo fa, un po' di tempo fa, però cioè, siamo ancora qui, però qui sono in veste di tifoso. In veste di tifoso, ma anche di intenditore, perché insomma ti abbiamo interrogato prima della trasmissione. Sì, di là mi avete preso da stretto, interrogato. Esatto, un voto altissimo, come altissimo il voto per il fantastico outfit di Laura Padovani. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera Luca, buonasera a tutti. Continua quindi la tua ambizione di essere un fashion blogger, mi fa molto piacere. Mi sono anche tagliato i capelli apposta. Infatti, così. Sei veramente un trend, come si chiama, il cool hunter, quelli che vanno a cercare le molto mode. Molto hunter. Sì, ma c'è un motivo per questo outfit, poi magari se abbiamo modo lo spieghiamo anche, ma i nostri amici che ci seguono sui vari social probabilmente lo hanno già intuito. E invece parliamo di cose serie, perché c'è più di un modo per entrare in maniera all'interno del nostro programma, come sempre la pagina di Facebook Pianeta Bianconero, c'è il profilo Instagram che si chiama sempre come noi Pianeta Bianconero, e poi ci sono i vostri messaggi che possono arrivare tramite WhatsApp, sarà il nostro Andrea Zanzi a riceverli. Assolutamente sì, dunque buonasera a tutti, potete usare allora anche questa possibilità WhatsApp per intervenire, per fare domande in presa diretta ai nostri ospiti, compreso Andrea Fulignati, dunque il numero è quello che vedete in sovraimpressione e potete interagire direttamente con la nostra trasmissione. Allora aspettiamo le vostre domande, le vostre curiosità e aspettiamo anche Francesco Zani, perché vedete c'è lo sgabello vuoto al fianco di Fulignati, bloccato da qualche problema con le linee insomma ferroviarie, tra l'altro a 5 minuti, cara Laura. Potevamo mettere un cartonato, però a lui sarebbe vero, piaciuto. L'uomo dei cartonati, la legge del contrappasso, piaciuto. Probabilmente, insomma, è veramente a due passi dalla stazione di Cesena, ma c'è stato un signore che probabilmente ha scelto di chiuderla qui e purtroppo ci sono tutti i treni bloccati, e, insomma, lo attendiamo, dovrebbe essersi messo in moto da poco. E allora, aspettando Francesco Zani, come sempre, andiamo
così, a rivedere, visto che sono passate meno di 24 ore da quella che è stata la penultima partita di questo 2017, un 1-1, dicevamo, contro il Palermo, dal sapore, credo, dal retrogusto assolutamente dolce, perché il Cesena ha strappato un altro punto molto, molto prezioso, specialmente ripensando a come si era messa la partita. Rivediamo gli highlights. I fari della 20ª giornata di Serie B non potevano che essere puntati sull'Orogel Stadium di Nomanuzzi, dove per l'occasione è stato festeggiato il Natale. Da una parte il Cesena di Mister Castori, che riabbraccia Caccia dal primo minuto, dall'altra il Palermo capolista del tecnico Tedino, con cui c'è una storica amicizia tra tifoserie. I rosanero prendono subito in mano le redini del gioco e Coronado mette il primo brivido a Fulignati nella serata polare da battidenti. Al nono l'incursione laterale di Alesami permette di battere a rete a Trajkovski ben piazzato. Fulignati non riesce a deviare in maniera decisiva ed il Palermo passa in vantaggio. I siciliani tengono in mano il pallino del gioco e vorrebbero chiudere la gara. Questa volta il numero 33 nega la doppietta all'attaccante. Si passa la mezz'ora e la capitolazione pare vicina. La Gumina prima e Alesami poi impegnano severamente Fulignati, che tiene a galla i bianconeri. Dopo 4 minuti però il lampo della bandierina. La Ribi la butta in mezzo, la palla rimane lì e Giallo di destro la insacca con l'aiuto della traversa. Esplode tutto lo stadio per il pareggio agguantato. Nella ripresa il ritmo è più blando, Trajkovski è il più pericoloso e si crea un varco per concludere, palla comunque alta. Al 72esimo il copione è lo stesso, ma Rispoli va davvero più vicino al bersaglio, non centrando però il jackpot. Il Cesena esce dal guscio nel finale, la Ribi illude gli oltre 11.000 presenti, colpendo però l'esterno della rete. Il triplice fischio di Sacchi di Macerata manda tutti davanti a Termosifone, con un punto a testa che vale come un diamante per i bianconeri, a quota 23 con il Brescia, ma più uno dalla zona play-out. Allora, 1-1 sulla ruota dell'Orogel Stadium di Nomanuzzi, un risultato, credo, e qui chiamo in causa Andrea Fulignati, uno di quelli che ha scritto la trama ieri sera, accolto con soddisfazione. No, sicuramente, perché noi ci tenevamo a continuare a portare avanti questa striscia di risultati. E ovviamente davanti c'era una squadra che ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto all'inizio, perché molto probabilmente io penso sia una squadra che potrà davvero salire in Serie A. E quindi aumenta anche il valore, insomma, di questo pareggio. Senti, tu il Palermo lo conoscevi molto bene, tra l'altro tantissimi dei giocatori, praticamente tutti giocavano assieme a te fino a pochi mesi fa. La prima mezz'ora fino al gol di Giallo, insomma, è stata veramente una mezz'ora da grandissima squadra, sontuosa davvero. Ti chiedo, quanti meriti però del Palermo e quanti demeriti per quanto riguarda il vostro atteggiamento? Secondo me noi abbiamo trovato delle difficoltà, e penso sia, l'abbiamo visto tutti, che poi magari durante l'intervallo il mister ha corretto qualcosina a livello tattico nelle uscite e ci siamo trovati molto meglio in campo. Ovviamente però all'inizio della partita avevamo un po' più di difficoltà, ma io penso che più che dei meriti nostri, cioè, sono stati anche magari loro che ci hanno messo veramente in difficoltà. Io ho lasciato Palermo in ritiro per venire qui, e vedevo che c'era una buona sintonia, cioè lavoravano bene la squadra col nuovo mister. Certo, dopo un po' di mesi si vede che i risultati, insomma, stanno venendo fuori, perché la squadra ha giocato bene, nei primi minuti ci ha messo veramente in difficoltà. Senti, sei stato un po' la scialuppa di salvataggio sulla quale aggrapparsi, no? Nei momenti di burrasca. I primi appunto 25 minuti, una sorta di tiro al bersaglio a un certo punto, no? La Gumina, poi Alesami e soprattutto Trajkovski, il gol che lo vediamo adesso, l'immagine, insomma, l'hai toccata, così, molto, immagino soddisfatto, no? L'ha sottolineato anche Castori, ecco. No, io soddisfatto ovviamente sì, anche perché poi alla fine siamo riusciti a portare a casa il pareggio, quindi prende valore anche un po' tutto quello fatto, soprattutto nel primo tempo. Ovviamente sono un po' dispiaciuto anche per il gol, perché poi stamattina quando abbiamo fatto allenamento ne ho parlato anche un po' con mister Antonioli, e secondo me con magari un pizzico di forza in più, di fortuna anche in più, ce la potevo fare, però comunque alla fine, come ho detto, il risultato è stato positivo, quindi passa un po' tutto in secondo piano e sono contento
per poi come è proseguita la partita. Ecco, questa qui forse è la parata più difficile, ti chiedo, quella su Trajkovski, perché esulti come se tu avessi segnato un gol. Non è il gol dell'ex, ma la parata dell'ex, insomma. Ho esultato più che per la parata, per il fatto che era in fuorigioco. Perché ha urlato, dici, sì. Era in fuorigioco, Gnavare. No, comunque questa è stata la più difficile, perché molto simile al gol. Esatto. Perché era, ovviamente questa era la palla da fermo, il gol però era... Però in un tripudio di tibie, sì, perni, caviglie... più persone in mezzo all'area, sia qua, cioè qua rispetto al gol, quindi magari è stato anche più difficile. Poi Trajkovski qua se la trovava sul piede più forte, sul destro. Tra l'altro, nota di cronaca, fuorigioco giusto, annullamento ineccepibile. Infatti. Gianni, ti faccio debuttare. Sì, con un commento tecnico. Commento assolutamente tecnico, vai. No, la vedo malissimo. Io non avevo visto le immagini, perché ieri sera stavo guardando i cartoni animati con mio figlio, purtroppo ieri sera ho dovuto saltare, e non avevo visto invece... la doppia parata, lì sei stato... C'è anche quella, infatti l'andiamo a rivedere, sulla gumina veramente... e poi da hockeyista quasi. Perché lì è proprio istinto puro, lì hai fatto una cosa, guarda, stringo la mano veramente, è stata una cosa che mi ha... Eccola qua, il primo, perché questa forse è più facile o no? Allora, sulla prima, sì, alla fine aspetti il rimbalzo e poi decidi dove, diciamo, direzionare la respinta, no? Poi, quando mi sono accorto che sulla palla sarebbe arrivato all'esami, ho cercato di recuperare subito la porta e di fermarmi per essere pronto quando lui calciava. In piedi, eri già in piedi. Fermo, e poi per fortuna era lì e quindi sono riuscito di piede a prenderlo. Sì, c'è tra l'altro questa giocata straordinaria di Trajkovski che nei primi 30 minuti ha dimostrato veramente di essere un giocatore di una categoria superiore, insomma. E poi però siete stati bravi a... Ecco, Gianni, ti chiedo... la partita con il Palermo, ma non solo, tornando anche un pochino indietro, quella con il Parma. Insomma, l'era Castori, come cioè, che etichetta mettiamo a questi primi due mesi di campionato? Io, proprio rispetto, vedendo quello che vedevo prima, mi chiedevo come mai, cioè, giocatori che hanno molta esperienza, non sembravano appartenenti alla categoria, in certe cose. C'era veramente qualche problema. Castori ha evidentemente dato uno scossone, al di là degli accorgimenti tattici, delle cose, ha evidentemente dato uno scossone e ha cambiato proprio la mentalità dei giocatori che hanno fatto un cambiamento. Secondo me quella col Foggia è emblematica, cioè vai sotto due volte, a inizio campionato ci saremmo fatti cascare le crollati, braccia. Sì. E invece l'ha recuperata. E adesso è così, adesso tutti lo dicono, anche quando subisci un gol, non c'è più quella sensazione di scoramento che c'era a inizio campionato. Ieri sera hai subito un gol contro una squadra che stava dimostrando una superiorità, però dicevano stiamo lì e in effetti, stando lì, il pareggio è venuto fuori. Questo qui secondo me vuol dire... Dal portiere all'attaccante, i due estremi, no? Dicevamo prima di Giallo, no? Lo chiamiamo come giusto chiamarlo, perché la pronuncia giusta, ripetiamo. Lo stavo per chiedere, perché l'ho sentito pronunciare in tutti i modi anche Yellow, Yellow tra l'altro, diverse volte. Che non è male, esatto, dal punto di vista cromatico. Giallov, dicevamo il gol, no? Sì. E i 9 gol tutti su azione in 20-3, 17 partite. No, gol di testa, a lui si vede quello che gli piace di più è prendere la porta, prendere la direzione della porta, andare dritto così. Però ha segnato di testa, Ieri non ci ha pensato un attimo, ha buttato... quella palla lì che è rimbalzata, ha avuto un po' di fortuna perché è rimasta lì fermo. Però uno, cioè, il fatto di provare vuol dire che, come dire, vede la porta. Sì, cioè, sì. L'ha fatto anche lui. Io non ci avrei messo a inizio stagione un euro di scommessa di vedermelo adesso a questo punto del campionato con 9 gol senza rigori, senza anche perché nel dubbio i rigori non ve li danno, infatti non c'è si problema, pone neanche... ma lo fanno apposta, non vengono dati i rigori per non creare esatto anche non creare divergenza al momento di tirarlo. Chi è la Ribi probabilmente il rigorista? Sì, dipende. Poi ora ieri per esempio penso che se ci fosse stato un rigore l'avrebbe tirato Daniele Caccia. Sì, comunque dipende poi da chi gioca, comunque un dubbio che però toglierci il dubbio Daniele. Rigori noi non ne prendiamo, manco li provate più, insomma. Sì, almeno non c'è. Sì, invece rigori contro, ecco, per tirarti in causa, chiamarti in causa, insomma, quelli ne sono piovuti parecchi, no? Sì, io tra l'altro, penso 5. Sì, al di là del conto, cinque, insomma, qualche parata, anche lì. Di cui rigori, almeno uno grottesco.
sì, rigori, sì. Se non ricordo male. Alludi a quello di Frosinone. Alludo un po'. Che Frosinone, lo ricordiamo, Frosinone, la Frau Blücher del Cesena. Quando dici Frosinone, i tifosi hanno quei conati di vomito, non c'è il cavallo imbizzarrito, noi abbiamo i conati di vomito. Quindi occhio a dire Frosinone, Gianni. Tu sei scappato, nuovo. Scusate tutti, mi ha scappato. Ti bippiamo. Mi ha scappato un Frosinone così. Diventiamo cattivi subito. Ti bippiamo. E allora, abbiamo già diverse domande, perché insomma avevamo annunciato anche sulla nostra pagina Facebook la presenza di Andrea Fulignati, proprio perché negli ultime settimane ci ha anche dato una mano, visto che insomma avevamo chiesto di averlo già da un pochino, e le prestazioni, soprattutto contro il Pescara, le ultime due in casa, quella di ieri, sono state molto, molto positive. Allora, come sempre, da tradizione, da gran cavaliere, Andrea, parto Partiamo. Da te. Beh, subito anche un commento sul match, ottima prestazione di tutta la squadra contro il Palermo, che con questa Serie B non c'entra niente, ma ottimo Fulignati, Patrick Davagnara, ma uno dei tanti che si sta complimentando proprio con il portiere appunto del Cesena. Ma arriva anche un quesito che riguarda la prima parte di stagione del portiere del Cesena. Fulignati, avevi perso la fiducia dopo che eri stato accantonato appunto qualche mese fa? Perso la fiducia no, ovviamente mi ha fatto dispiacere, perché cioè, quando inizi giocando poi dopo ti ritrovi fuori e è normale che ci rimani male, però perdere la fiducia no, ma soprattutto perché secondo me, visto anche come eravamo posizionati in classifica, ovviamente ancora non è che sguazziamo nell'oro, però ora la classifica è un po' meglio a vederla. Io penso che in quei momenti lì passa un po' tutto in secondo piano, soprattutto anche a livello personale, e viene sempre prima il bene della squadra, ovviamente. Quindi per quanto io magari ci fossi rimasto male, però cercavo sempre di fare allenamento, di aiutare anche i miei compagni, Chico che giocava, ma tutti gli altri, per cercare di venire fuori da questa situazione, ma a prescindere un po' dai singoli. Ecco, partito titolare inamovibile insomma con Camplone, poi appunto il cambio di allenatore, anche il cambio di portiere, avevi giocato a Chiavari per l'infortunio giusto di Chicco, come dici tu, cioè di Agliardi, poi la partita a spartiacque, e da questo punto di vista anche per il Cesena, risultati alla mano, quella di Empoli, no? Che è stata l'ultima di Agliardi, dove peraltro i gol sono arrivati poi soprattutto nel secondo tempo, nell'unica vera, lo dicevamo anche prima di partire con la diretta, come dire... Forse l'unico tempo, i 45 minuti che avete sbagliato quest'anno, dall'arrivo di Castori intendo. Sì, c'era stato quell'inizio, cioè sono due partite diverse secondo me, quella di Carpi e quella di Empoli. Sì, Carpi sono 10 minuti. Da quando è arrivato il mister, perché a Carpi è stato quell'inizio lì che purtroppo vai sotto di due gol, poi diventa difficile, ma la squadra poi nel secondo tempo e anche a fine primo tempo si vedeva che stava venendo fuori. Ci poteva stare anche di riuscire a pareggiarla la partita. Invece a Empoli... magari l'approccio alla partita è stato migliore, cioè forse loro non erano granché pericolosi fin quando non hanno fatto quel gol lì, poi quanto più fortuito che per bravura. E poi dopo nel secondo tempo magari loro sono una squadra che anche loro possono puntare a arrivare nelle zone alte, quindi ovviamente se gli lasci la possibilità di giocare, di esprimersi, in 20 minuti ci hanno fatto 3 gol e lì è stata, penso, la partita più brutta, forse i 45 minuti del secondo tempo più brutti da quando è arrivato il mister. E poi da lì è cominciata un'altra storia, questi 5 risultati utili consecutivi con appunto Fulignati in porta. E caro Gianni, probabilmente ricorderai anche tu l'ovazione contro il Pescara in casa, quella doppia parata nel giro di 30-40, sì, un minuto, eri presente, certo. E anche tu ti sei alzato, credo, no? Sì, sono stato un po' sommerso da quelli attorno, che non sono altissimo, adesso lo sgabello non mi rende giustizia, però sì, sono andato, perché lì è fatto veramente... Sì, io non ricordo veramente, poi anche tu frequenti insomma lo stadio e segui il Cesena da tempo, però un'ovazione come in quel caso sulla parata... quella di su Pettinari, insomma, sì, no? Sì, sembrava proprio... cioè, l'urlo di un gol, cioè quello è un gol fatto, è esattamente come un gol fatto. Sì, sì, esatto. Che emozioni hai vissuto? Perché anche lì quando ti sei rialzato, un gol. No, allora lì, in quel momento lì, quando mi sono rialzato, più che pensare, magari ovviamente ero contento per essere riuscito a fare un'altra parata, però ho avuto un po' più di, magari di preoccupazione per il momento che stavamo avendo proprio in quei 10 minuti.
che stavamo soffrendo, cioè nelle partite prima sia Frosinone che anche quella col Brescia, da quando ero rientrato io a giocare, quella sensazione come in quei 10 minuti contro il Pescara non l'avevo mai avuta, quindi ovviamente ero contento, però avevo anche un po' di timore, perché ho detto magari sta partita chissà come va a finire. Poi invece per fortuna è andata a finire bene, anche se dopo abbiamo preso gol. Ti chiedo una curiosità così, da fuori, si percepisce, cioè un portiere percepisce il grado di difficoltà della parata? L'importanza ovviamente sì, però che fosse veramente così difficile da prendere quel tiro, così bella quella parata? Allora, secondo me, cioè, lo percepisci... Cioè ti sei accorto di aver fatto un miracolo, ecco, detto... Io mi sono accorto di aver fatto un miracolo, magari... prima, nel tiro di Valsania, okay, in quella partita, perché ecco, la parata... Che il nostro Davide Bricolani regia, perfetto. Questa, questo è il primo colpo di testa, cioè, qui sul colpo istinto, di testa, reattività. Qui è istinto, però ecco, io penso che la parata più difficile di questa partita, secondo me, è stata questa. E a fine partita io questa parata me l'era anche dimenticato, non me la ricordavo più. Comunque, poi dopo l'ho rivista. Poi subito dopo c'è quella su Pettino. Sì, perché in questa parata qua io la palla praticamente non la vedo, perché rimane davanti a un mio compagno, non mi ricordo chi, che mi ostruisce la visuale. Quando la vedo arrivare mi tuffo sulla mia sinistra, per fortuna la palla lì riesco a deviarla. Mentre quella su Pettinari, che dovrebbe essere questa qua, sì. Alla fine qua io, recuperando la porta, quando lui tira, me la trovo lì, quindi è una parata che la fai. Però l'altra, come difficoltà, secondo me è stata più difficile. Quindi la parata per ora del girone d'andata è quella su Valsania. Secondo me sì, quella è stata la più difficile. Allora, propongo 60 secondi per andare a trovare due amici. Chissà che questi secondi non ci portino anche il tanto atteso Zani. Quindi andiamo insieme a Sport Center e Biserni Ceramiche. Sport Center Cesena, fornitori ufficiali di chi ama lo sport. Ti aspettiamo sul nostro e-commerce sportcentercesena.com, dove puoi trovare abbigliamento, attrezzature sportive e per il tempo libero tutto lo sport che cerchi. Lo trovi da Sport Center. Stili, materiali e competenze, tutti insieme, appassionatamente. La sala mostra di Remo Biserni ti aspetta con una straordinaria scelta di gres, parquet, pietre e mosaici, sanitari, rubinetterie e arredo bagno. Tutti prodotti scelti con attenzione all'evoluzione tecnica ed estetica, perfetti per valorizzare gli ambienti della tua casa. Ad accoglierti personale competente per consigli e preventivi gratuiti. Ceramiche Remo Biserni, via Dismano 442, San Zaccaria, Ravenna. Stili, materiali, competenze. E allora, di nuovo insieme, prima di andare a sentire anche le parole dei due allenatori, cominciando ovviamente da Fabrizio Castori, una domanda sì, di Laura, sono, che vedo che è pronta. Ce ne sono un paio che sono arrivate. Innanzitutto vi segnalo che noi avevamo messo sulla pagina Facebook il post che parlava degli orari, dei posticipi, insomma, usciti fuori da poco, molto malcontento. Cioè i commenti che sono arrivati non sono molto positivi, ecco, per questa cosa, ma lasciamo andare. Invece le domande... Per il nostro ospite, allora, primo, che effetto ti ha fatto giocare contro la tua ex squadra, il Palermo? E l'altra invece è riguardo al rapporto che hai con Agliardi, se tra voi c'è competizione o collaborazione? No, allora, per quanto riguarda la prima domanda, è stato abbastanza emozionante, anche perché io ho lasciato tantissimi bei ricordi, a partire ovviamente da tante persone che ho conosciuto. Sono stato 5 anni in Sicilia con in mezzo un anno di Trapani, però cioè, l'ho vissuto proprio a pieno, ho conosciuto tante persone, ho girato tanti posti, soprattutto della città, anche a Palermo, e la mia ragazza è di lì, quindi cioè, è stata un'emozione per tanti motivi, anche poi ritrovare i miei compagni, tutte le persone che lavorano anche i magazzinieri, nella società e non solo, e quindi è stata una bella emozione. E poi dopo, ovviamente, con Chicco, io penso che il rapporto fra una squadra c'è sempre, perché alla fine siamo colleghi e quindi si cerca tutti di raggiungere un obiettivo. Il ruolo ovviamente è lo stesso e quindi la competizione c'è, è normale che ci sia, perché se questo sport va avanti è proprio perché c'è la competizione. Cioè un 11 giocano, gli altri si allenano per giocare anche loro. E ovviamente però la base penso che ci debba essere sempre il fatto che
alla fine viene prima il bene comune della squadra, e quando c'è la partita ovviamente tutti si rema nello stesso verso e si pensa di portare a casa il risultato, poi a prescindere da chi gioca o no. Comunque io con Chicco ho un rapporto normale, ci aiutiamo all'allenamento, ci scambiamo anche col mister magari qualche consiglio su, cioè commentiamo anche magari qualche parata, qualcosa, quindi normalissimo. Bene, a proposito di mister, ovviamente Fulignati alludeva, credo, ad Antonioli, sì, no? Sì, sì. Perché è l'allenatore con cui appunto lavora abitualmente durante la settimana. Noi invece al termine della partita di ieri sera contro il Palermo abbiamo sentito Fabrizio Castori e anche Bruno Tedino, che ha speso comunque parole importanti per il Cesena. Ecco il servizio. Il Palermo è una squadra di Serie A che sta facendo un campionato di Serie B, secondo me. È chiaro che sono partiti con la convinzione di poter diciamo farci subito male, ci hanno fatto il gol e siamo andati in un po' di difficoltà. Per fortuna diciamo, se stai bravi a tenere duro non prendere il secondo gol, perché lì rischiamo di compromettere la gara. Abbiamo saputo stringere i denti, abbiamo saputo un po' tenere botta, lasciare aperta la partita, poi l'abbiamo pareggiata sul calcio d'angolo, poi dopo il secondo tempo però ci siamo messi meglio. Abbiamo rettificato le distanze in campo, siamo stati più aggressivi, più coperti e abbiamo fatto un grande secondo tempo. Se dobbiamo essere obiettivi, sinceramente il Palermo oggi ha fatto nel primo tempo una grandissima prestazione e obiettivamente per quello che abbiamo fatto la partita poteva essere un pochino più gonfio, no? C'è il risultato. Questo non vuol dire che dopo vincevamo, attenzione. Però ecco, il primo tempo si è sembrato insomma di aver visto un Palermo veramente in salute sul piano del gioco, sul piano dell'organizzazione, della velocità della palla, cosa che non è successo nel secondo tempo, perché sull'1-1 il Cesena ha chiuso molto di più gli spazi, è stata anche molto più aggressiva quando ha tolto un attaccante per mettere diciamo la squadra che ultimamente ha sempre giocato con una punta e un trequarti, ci ha ancora ridotto di più gli spazi, è stata molto brava in fase difensiva. Ecco, era l'analisi di Castori e di Tedino. Andrea, Tedino, molti rimpianti credo per il risultato, però anche assolutamente un'analisi, una fotografia corretta, no? La prima mezz'ora, poi dice non è detto che poi avremmo vinto, poi però nel secondo tempo il Cesena diciamo comunque è venuto fuori, è stato sicuramente più bravo nel pressing. Decisamente sì, infatti anche da casa ci segnalano proprio questo aspetto, cioè un primo tempo in cui forse, e questo è il parere dei nostri telespettatori, si era sbagliato qualcosa nella formazione titolare che aveva concesso troppi spazi al Palermo con appunto la presenza di Cacia alle spalle di Iallo. I primi 30-35 minuti c'è stato soltanto una squadra in campo e un baluardo per il Cesena, chiaramente alludiamo a Fulignati. Nel secondo tempo il Cesena non ha soltanto imbrigliato il Palermo, ma ricordiamo è andato anche vicino al gol che avrebbe potuto significare un clamoroso risultato, una vittoria del Cesena, quello nell'azione di Laribi. Dunque si è rivista la solita prestazione del Cesena, ma allora io rivolgo proprio questa domanda, quella che ho appena sostanzialmente citato nella mia affermazione, cioè chiedono ad Andrea Fulignati se si poteva ipotizzare uno schieramento del genere anche nel primo tempo, cioè una Cesena con il solito schema con Laribi ad agire dietro a Iallo. Allora, secondo me non ci è riuscito. Noi abbiamo iniziato la partita con le due punte diciamo piatte, non in verticale, quindi non avevamo sostanzialmente 4-4-2. Io penso che una cosa che magari, forse non è che magari non avevamo messo in preventivo, più che non ce l'aspettavamo, forse magari anche il Palermo riuscisse a palleggiare così bene con i centrocampisti. Secondo me questa è stata una cosa un po' che ci ha, sotto certi punti di vista, spiazzato, perché poi comunque una prerogativa che ci ha dato il mister, che ci ha trasmesso in questi mesi, è che a prescindere da chi inizia la partita, da chi va in campo, da come ti metti in campo, anche a livello di modulo, cioè se sei stretto, magari compatto e aggressivo, riesci un po' a fronteggiare le tante situazioni che ti si creano. Ovviamente abbiamo avuto qualche difficoltà in più. Questo può darsi che forse con
Cioè, alla fine, all'inizio del secondo tempo, il cambio tattico che ha fatto il mister è stato quello di spostare Daniele sotto a Lamin. Quindi non era Karim, non, cambiavano gli interpreti, ma il modo era sempre quel 4-4-1-1 famoso. Quindi è stato quell'accorgimento lì che forse l'avrebbe potuto fare, saremmo potuti partire anche nel primo tempo così, con gli stessi interpreti, forse avrebbero trovato loro un po' più di difficoltà. Però comunque queste sono cose poi che le riesci a analizzare bene dopo magari. Certo. E allora ha rischiato di arrivare dopo Babbo Natale, ma l'ho anticipato invece di 48 ore per fortuna. Francesco Zani, ciao, buonasera. Ciao a tutti, scusate il ritardo. No, sono arrivato. Tutti scusiamo, Sono arrivato più in ritardo di Dudu dei tempi d'oro, esatto, diciamo. Esatto, in un anticipo di Dudu, sì. Finalmente ce l'abbiamo in carne ed ossa, dopo tanti collegamenti. Mi sono fatto desiderare anche stasera. Esatto, scusate. E dopo 8 ore di treno, giusto? 8 ore di treno, quindi, più o meno. 8-10 ore di treno. È andata bene. Guarda, subito ti coinvolgiamo. Parlavamo appunto con Andrea Gianni, ovviamente l'analisi della partita e del momento, no? Tu hai sofferto davanti al tablet ieri sera. Moltissimo. E alla fine, insomma, un messaggio e un urlo liberatorio, perché il punto è un punto d'oro. Alla grande, abbiamo sofferto tutti, ma finalmente questa squadra soffre. Ed era una cosa che a inizio stagione faceva molta fatica a fare, soprattutto prima che arrivasse Castori. Quindi il fatto di aver voglia di soffrire tutti insieme già è un grande salto di qualità ed è quello che serve spesso in Serie B per salvarsi, perché è inutile nascondere, quest'anno il campionato è quello ed è durissima, sarà durissima da qui alla fine, quindi è una bella sofferenza e, come ha detto Castori, è un'altra vittoria da un punto come quella fatta contro il Parma. Cioè il Cesena ha 5 turni che non perde, quando devi salvarti non perdere è sempre la cosa migliore, quindi benvenga questa sofferenza se fatta tutti insieme. Tra l'altro, Gianni, di positivo, rilacciandoci a quello che ha detto Francesco, il Cesena fa punti anche quando gioca non bene. Sì, ma poi soprattutto non ha perso, che tutti dicevano che il calendario di queste ultime giornate sarebbe stato massacrante, visto anche l'inizio del campionato. Cioè, Frosinone, Pescara, Parma, cioè tutte squadre di vertice, certo, in trasferta. A Frosinone ha rischiato di ho detto Frosinone, detto scusate, Frosinone, scusate. Partito volevo il dire scusate. No, ma a casa è partito il bip. Hai rischiato di vincere, hai vinto col Pescara, sei uscito magari non giocando splendidamente, però compatto da Parma e così. Cioè, vieni da una striscia positiva con le prime della classe. Questo è una bella boccata d'ossigeno e poi, secondo me, per la fiducia è una bella iniezione, perché all'inizio facevi fatica con, diciamo così, le pari categoria, perché io al Manuzzi, sì, non ho visto questa grandissima superiorità. Di solo la prima squadra, mezz'ora del Palermo, che tu poi non hai visto. Sì, che non ho visto, io ho visto i cartoni, però me l'avete raccontata voi. Sì, esatto. No, è vero, è un dato di fatto. È proprio questa voglia di soffrire, no? Questa capacità, Andrea, no? La vera svolta, alla fine, diciamoci la verità, al di là di 4-4-1-1, 3-5-2, eccetera, eccetera, i giocatori sono sempre gli stessi, è cambiato atteggiamento. No, dalla prima partita, quando è arrivato Castori, ovviamente, che è stata con lo Spezia, che è finita 1-0, quindi esatto, già quei 90 minuti lì hanno un po' racchiuso quello che è magari il carattere del mister, che cerca anche di trasmettercelo negli allenamenti, il suo modo di lavorare, di farci stare in campo. E io penso che la squadra, se continua così, parlano anche i risultati che abbiamo fatto, si può riuscire a fare il campionato che dobbiamo fare per salvarsi. Bene, un altro dei protagonisti delle ultime settimane, proprio come la crescita, dicevamo, di Fulignati, del reparto difensivo, uno degli interpreti è Ciccio Esposito, no? Che sta facendo veramente molto molto bene in coppia con Scognamiglio. Allora, lo abbiamo sentito, Andrea Esposito, non impressionatevi, perché insomma l'immagine è abbastanza forte, il dopo partita, perché insomma, parlando di Teletubbies, non per offendere nessuno, ma davvero il bernoccolo sulla fronte, la pallina da golf sulla fronte di Esposito fa davvero paura il servizio. Un pareggio importante, abbiamo sofferto nei primi minuti perché loro hanno dei giocatori di categoria superiore, sono una squadra nettamente superiore per questa categoria, quindi è normale concedere qualcosina. Siamo stati bravi dopo il gol subito a non andare avanti per cercare subito il pari, siamo stati compatti e quindi abbiamo trovato il pareggio su questo calcio d'angolo, si è riusciti a portare a termine un risultato importante per noi. Un secondo tempo anche più di sostanza, siete riusciti insomma a fare un po' anche la vostra partita? Sì, nel secondo tempo è stato bravo il mister
a cambiare qualcosina, qualche uscita, l'abbiamo messo un pochino meglio in campo, quindi siamo riusciti a fare una gara diversa soffrendo molto molto meno. È un centrocampo che per questa categoria è nettamente superiore a tutte le altre squadre, quindi abbiamo concesso abbastanza, però abbiamo preso solo un gol, è stato bravo anche Fulignati nelle altre occasioni e poi abbiamo trovato il pari su questo calcio d'angolo, quindi siamo contenti così. Continua una striscia positiva, specialmente contro le big, questa vale come una vittoria? Sì, vale come una vittoria perché stiamo dando seguito a dei risultati importanti, quindi passeremo Natale felice preparando la gara importantissima di Cremona, cercheremo di andare lì per fare dei punti importanti anche là. Davvero impressionante la botta. Sì, ma qualcuno dovrebbe dire stai di tre quarti quando ti intervista. Se stai frontale non ne esci. Sembrava benissimo. Un personaggio di Gomorra. Non dire Gomorra, no. Che qualcuno viene in mente che in questo momento sta andando in onda le ultime puntate e poi cambiano canale. No, vabbè, ma non vale. Speriamo la pena. Che non abbia. Non vale la pena. Ci sono on demand domande. Adesso che l'hai detto, esatto, non assolutamente. Ci sono quelle parole tipo Frosinone, Gomorra, non si possono, grande fratello VIP, non si possono dire all'interno del nostro... C'è stato il grande fratello VIP, nessuno l'ha guardato. Tra l'altro tu che stavi a due passi lì a Roma... Non l'abbiamo guardato. No, non l'avete visto, ecco bene. No, tornando alla partita, Francesco Esposito e Scognamiglio, nella prima esperienza di Castori, Bocchini e Peccarisi, no? Erano i due... Erano diventati due i due bronzi di Rialzo, i due icone, esatto. Manuzzi. Potrebbero ripercorrere quella... Ma sicuramente sì, speriamo. Soprattutto nell'ultimo periodo stanno trovando quegli automatismi che all'inizio facevano un po' fatica, diciamo, a capire da quando era arrivato Castori. Adesso veramente stanno ricordando Peccarisi e Bocchini con i capelli corti, perché e allora avevano la chioma al vento, però... Gli automatismi stanno funzionando, si muovono spesso insieme e soprattutto hanno veramente entrambi quella cattiveria giusta che gli fa anche sparacchiare la palla fuori dallo stadio quando è ora, senza i fronzoli a cui siamo stati abituati poi troppo negli ultimi anni anche qua, quando le cose non andavano soprattutto. Quindi sicuramente questa coppia di centrali è un punto importante da cui partire e anche i ricambi comunque ci sono. Il reparto difensivo in questo momento è uno dei reparti che sta meglio, un po' anche per, diciamo, la condizione fisica che in questo momento è scintillante del Cesena. Esatto, numericamente lì ci siete, davanti ci siete, la centrocampo è lì, è la coperta. Forse c'è bisogno di qualcosa lì. La coperta è corta, poi è vero che manca un terzino sinistro di ruolo dopo l'infortunio di Eguelfi. Con Peccarisi e Bocchini, Gianni, come andiamo? Nel senso... C'avevo le figurine, beh... Chi lo vediamo adesso? Lo vediamo ancora, ha tagliato un po' il capello. Ha tagliato un po' il capello, però, più che altro che quando ha detto coi capelli corti mi sono immaginato Scognamiglio con la zazzera alla Peccarisi, sì. Ed è abbastanza un incubo, però cioè, me li ricordo molto bene, ero a urlare in curva quando... Eri anche Lumezzane, no? No, a Lumezzane non c'ero perché stavo lavorando, ero a Lanciano a fare una data, un mio amico mi ha raccontato... Sì, questo è clamoroso perché insomma la Castori, Lanciano, c'è un giro di... E un mio amico per telefono mi raccontò la famosa risa per telefono mentre stava a cadere. La radiocronaca della scazzottata. Sì. Una cosa bene. Tornando all'attualità, un altro giro domande per Andrea, poi andiamo in pit stop. Assolutamente, arrivano altri complimenti per Fulignati, anche se secondo questa nostra telespettatrice, secondo lei il suo miglioramento dipende molto anche dal ritorno di Antonioli come preparatore. E poi un'altra domanda che torna su quello che è stato il recente passato della Cesena. Fino a due mesi fa si parlava di problema portiere per il Cesena, adesso non se ne parla più. Come vivi questa situazione e come l'hai vissuta soprattutto? Ero tranquillo quando parlavano un po' di queste cose e adesso sono concentrato ora che non ne parlano più, nel senso che fin quando ne parlavano magari un po' di consapevolezza anche in quello che sono convinto di poter dare sia io ma tanto anche Chicco Agliardi, quindi mi dava tranquillità. Ora che non ne parlano più cerco di essere più concentrato possibile perché quando magari il momento è positivo bisogna far sì che rimanga positivo. Una parola su Antonioli invece, perché insomma c'hai un allenatore che... Io col mister mi trovo benissimo ovviamente. Lui quando c'era il Onesti, il mister dello staff di Camplone, che ovviamente io mi trovavo bene anche con lui, anche perché mi hanno sempre dato fiducia... proprio a spada tratta fin da quando sono arrivato, quindi non posso dire assolutamente niente. Però vedevo la figura di Antonioli alla fine che era qua, che gli dava una mano anche negli allenamenti e mi sono sempre trovato bene. Poi da quando è diventato lui
l'allenatore a pieno è aumentato ancora di più anche il rapporto, ovviamente mi dà tanti consigli, parliamo sulle tante cose da migliorare e proviamo a metterle in pratica poi quando c'è la partita. Bene. Allora, ragazzi, scusate se vi disturbo, ma vi rubo solo 60 secondi, tra l'altro per una buona causa, quella per andare a trovare insieme Europa System e PLT. Europa System Global Service. Attenzione, attenzione, cosa succede? Testa, l'ottavo minuto. Cosa succede? Castori picchiato. Era partito lo spot, dovremmo avere lo spot. Non abbiamo lo spot, andiamo avanti. E possiamo allora, riproporla noi la scazzottata, se volete. Ma non è neanche il caso, ormai tanto è abbastanza preistorica, se vogliamo. Francesco, prima di rifermarci, così, sarebbe il momento di qualche voto, no? Visto che okay. Sta terminando il girone d'andata. Promossi, rimandati, bocciati, proviamo così. Promosso, Polignati, perché qui è facile. Sto scherzando. No, sarebbe stato ovviamente lo stesso fare promossi, perché la crescita è stata netta e le tre parate che ha fatto contro il Pescara sono state quelle lì veramente incredibili, parate da fantascienza, viste in televisione, quindi da lontano, però veramente da fantascienza, e la crescita è stata netta. Sicuramente promosso Iallo, nessuno si sarebbe aspettato che avesse segnato così tante reti di primo impatto, quindi non ce l'aspettavamo così forte, nessuno, per quanto le potenzialità le avevamo un po' intuite con Castori, che in estate in un'intervista aveva detto Iallo sarà sicuramente l'arma in più, quando ancora non lo allenava, quindi è andato poi tutto bene. Schiavone fra i promossi, che è un'altra persona rispetto a quello che avevamo visto lo scorso anno. Letteralmente trasformato. Trasformato nell'atteggiamento in campo, anche nell'atteggiamento, diciamo, come linguaggio del corpo, è diventato praticamente uno dei leader del centrocampo insieme a Cone. L'anno scorso aveva fatto molta, molta fatica. Rimandati, vabbè, c'è Cacia rimandato, ma solo perché purtroppo è stato fermo la maggior parte del tempo. Quel poco che ha giocato aveva bollato due volte contro l'Avellino, quindi lo aspettiamo. È rimandato solo perché abbiamo avuto poche occasioni di vederlo. Rimandato anche per Ticone, che sta facendo un po' fatica, soprattutto perché gioca fuori ruolo, quindi in fascia sinistra si vede che non è a suo agio, si sta mettendo a disposizione dell'allenatore, però fa un po' fatica. Bocciato purtroppo Ettore Gliozzi, che non è riuscito a segnare, è entrato un po' in una spirale di negatività abbastanza pesante dopo l'errore contro la Provercelli, che avrebbe, diciamo, fatto allungare il Cesena, poi la rimonta, esonerato Camplone. L'abbiamo visto molto poco, si è infortunato. Ci aspettavamo diciamo un cammino, un percorso diverso da lui. Quindi è bocciato, speriamo poi abbia anche modo di rifarsi. Però per ora lui è bocciato, rimandato a Cacia. E anche per Ticone, a cui diamo però l'attenuante, diciamo, generica di giocare fuori ruolo, sicuramente. Poi magari ti saresti aspettato di più da qualcuno, qualche giocatore. Ma da Kupis giocatore. Mi sarei aspettato un pochino di più. Adesso anche lui sembra che stia rientrando in carreggiata. Dal però punto di vista atletico ci siamo. Ci magari siamo, fa ancora molta fatica nelle scelte, sembra sempre poco lucido quando è il momento di scegliere. Poi è stato preso in mezzo da quella pantomima di Frosinone. Di Bito. No, dici Frosinone, devo chiamare la pubblicità di nuovo. Vai. Quella pantomima lì, che è stata un po' particolare, non era sicuramente colpa sua, però ecco, fa un po' fatica nelle scelte, fa anche un po' fatica Cascione, che forse deve ancora entrare in condizione fisica. Poi si è rimesso in carreggiata anche nell'ultima partita che aveva giocato da titolare, però ci aspettiamo sempre in termini di esperienza e di sagacia tattica un salto di qualità anche da Cascione, che è l'uomo di maggiore esperienza della Rosa sicuramente. Perfetto. Magari commenteremo tra poco insieme quello che è il giudizio del nostro Zani, per ora ci riproviamo. Europa System e PLT. Europa System Global Service. Logistica, pulizie civili e industriali, gestione globale di servizi all'azienda e nelle strutture sociosanitarie su tutto il territorio nazionale, solo con personale qualificato. Per info www.europasystem.it. Da oggi accendi la luce per migliorare la tua vita. Scegli PLT Pure Green per la tua casa. Luce e gas 100% green e made in Italy, senza costi aggiuntivi in bolletta. Visita il sito web o chiama il numero verde. E allora, di nuovo insieme, prima di andare a vedere uno dei nostri giochi, insomma, quello riguardante il vincitore di Instagram dell'immagine, no? Più bella, scelta appunto da Laura e da Andrea degli ultimi giorni. Voglio chiedere un'altra cosa ad Andrea Fulignati.
riguardante proprio il passaggio da Camplone a Castori, al di là del chi giocava, chi non giocava, insomma dello spazio in campo, anche per voi portieri, difficile dirlo, sembra quasi paradossale perché a livello tattico per un portiere non cambia nulla, però il modo, no, e le richieste che vi fanno, che ti fanno Castori sono completamente diverse, immagino, da quelle di prima, no? Sì, magari ovviamente a livello tattico per noi cambia poco, cambia nella tattica generale della squadra, però sono cambiate le richieste. Il mister Camplone all'inizio cercava molto, voleva molto di più che anche noi giocassimo con la squadra, con i piedi, cercare di far partire magari l'azione dal basso e partecipare anche con la difesa. Il mister ovviamente lui vuole più una situazione che magari a noi può essere anche più semplice, preferisce calciare, che noi calciamo lungo e andare a giocare poi sulle seconde palle. Si va in verticale proprio anche. Si va in verticale senza tanti fronzoli ovviamente. Un calcio più, no, romantico se vogliamo, Gianni, sì. Per i miei gusti, sì. Poi più da Cesena, siamo sinceri. Più da... Perché... pochi fronzoli, cioè, a me non che dispiace vedere ogni tanto un giro di palle, però quando con questa tattica qui, tirando le palle avanti, giocare sulle seconde palle e così, spesso la perdi, ma quando becchi la combinazione giusta, i tre passaggi con cui arriva davanti, ma lì è libidinoso, perché in tre passaggi sei lì e poi, certo, giallo... La pronuncia è questa? Perfetta, cioè, perfetta. Si fa un mazzo allucinante a rincorrere tutti, però quando riesce... Cioè, sì, anche perché finché atleticamente le risposte sono queste, direi che insomma benvengano, no? La condizione è fondamentale, la condizione fisica per questo tipo di gioco così verticale, così a sprazzi e accelerazioni è fondamentale. Poi non diciamo palla avanti e pedalare, perché no, altrimenti arriva una chiamata da Tolentino, adesso non da Tolentino perché è ancora qua il mister, però però ecco, sarebbe poi quasi ingeneroso, no? Perché certo, spesso il Cesena ci ha fatto vedere poi anche delle ottime trame, no? In concetti diversi, ma trame importanti. Trame importanti, e soprattutto quello che dicevi tu prima era molto importante. È così, sembra strano, ma ogni squadra ha una sua connotazione che porta avanti un po' nella storia, no? E ci sono delle squadre che siamo stati abituati a vedere sempre giocare in un certo modo, e noi il Cesena l'abbiamo visto giocare quando le cose andavano molto bene, a parte forse la salvezza di Ficcadenti in Serie A nel recente passato, con questo modo di giocare, no? E quindi fa anche piacere perché riporta un po' un'armonia generale in tutto l'ambiente. Noi andiamo allo stadio e vediamo la nostra squadra giocare come siamo abituati a vederla giocare, quindi questo è anche, diciamo, un concetto romantico che secondo me ha riportato una certa area al Manuzzi. E poi quello che dici tu è giustissimo, non possiamo ridurre il gioco di Castori a palla lunga e pedalare, uno perché altrimenti viene qua e veramente si arrabbia e devasta lo studio. E devasta lo studio, e poi perché non è effettivamente così, cioè le due mezzali, il regista, il centrocampo, quello che stanno facendo, la linea 4 è qualcosa di molto di più palla lunga e pedalare. Perché poi ci sono uscite importanti, no, sui portatori. Cioè, esatto, anche... c'è un pressing che è tutto ovviamente studiato e molto calibrato meticolosamente in settimana, e con questo modo di giocare e col modulo nuovo che ha portato, veramente tanti giocatori sono stati portati a dare molto di più di quello che davano, anche lo stesso Laribi che aveva sempre detto sono contento di giocare regista, mi adeguo, però... Ecco, è stato liberato da una catena a cui si era sottoposto con grande dedizione, però ora è tutto un altro giocatore. Infatti, tra l'altro, è un altro dei promossi, ovviamente, perché sta facendo una stagione veramente sontuosa. Bene, e allora, prima di chiudere la prima parte, direi che andiamo a così, incoronare il nostro... Certo, questa settimana è una versione short, perché in realtà non avete avuto i 7 giorni canonici per pubblicare, anzi per inviarci tramite tag le vostre foto, ma è stata comunque un successo. Come si fa a partecipare al nostro gioco, quello che mette in palio pizze e birre per due al ristorante Pizzeria Rogantino? Noi vi chiediamo semplicemente di uploadare su Instagram le vostre foto che raccontano della vostra passione per il Cesena Calcio. Ce n'è una anche del nostro conduttore Luca Alberto, esatto. Lo potete riconoscere, sembra un talebano. Esatto, quello lì a destra. Quello è lui. Anche uno scemo, si può dire. Uno scemo, un talebano. No, è che stavi andando allo stadio e volevi ricordare tutti che è molto freddo. Sì, ecco. Quindi dicevo, anche lui ha mostrato, vedi, la sua passione ed dedizione per il Cesena Calcio, ha uploadato la foto utilizzando l'hashtag Pianeta Bianconero. Noi le vediamo, le ripostiamo e settimanalmente decidiamo quella che ci sembra essere più meritevole, soprattutto
tutte molto belle e simpatiche, ma ogni settimana per forza di cose dobbiamo stabilire un vincitore, quindi anche questa settimana è stato fatto. In questo momento, cioè mentre stiamo facendo il programma, tantissimi ci hanno mandato foto nuove, quindi lo dico a chi ci sta seguendo, ne terremo conto per venerdì prossimo così sì. Ne approfittiamo per ricordare che nuovamente saremo in onda di venerdì. Chiedo gentilmente ad Andrea, andiamo prima a fare una menzione speciale per un bellissimo scatto che ritrae il Manuzzi con dei colori eccezionali, è di un amico che, chiediamo al nostro Davide se ce la può inquadrare, di un amico che ha già vinto e quindi sicuramente non ce ne vorrà se cediamo la palla in questo caso a una signorina, una tifosa che un po' come il nostro Luca che si è, si è selfato mentre sì. Era tutto bardato, lei invece ci ha mostrato il bisò che scalda gli amanti del Cesena Calcio che nonostante il freddo e il gelo se ne vanno in curva a tifare. Non ricordo per niente il nome, ma Andrea è lì, quindi Letizia Mont. Ah beh, quindi un'omonima tra l'altro, Montanari. Mont. Credo anche di la conoscerla. La conosci anche, quindi siete parenti, sì, anche perché è tutta una quindi truffa. Qui scoppia, è tutto un magheggio. Sono 15 pagine sempre di elenco telefonico. Io lo dico da sempre, scriverò una recensione anche sulla pagina di Facebook dicendo che i giochi sono tutti truccati. Esatto. Brava Maria Letizia. Giusto? Bene, sì. Sei tutto, è tua amica. Vabbè, comunque brava Letizia. Complimenti, però prima di andare a chiudere, uno di quelli che è arrivato questa sera, uno intanto ragazzo Cesena in Bolgio perché uno è per me, vi amo, grazie, l'altro invece per il nostro ospite, per Fulignati, lo facciamo vedere immediatamente. Eccolo qua, quando inizio anno non ti conosceva nessuno, ma poi ti hanno dedicato una standing ovation di oltre un minuto, è quello di cui parlavamo prima insieme. Sono sempre molto attenti, molto sul pezzo. La metamorfosi di Fulignati riassunta. E quindi ci regalano queste perle, noi volentieri le facciamo vedere, questa è la mia, ecco. Tutte le sono molto quello di sotto sono io tra l'altro. Sì, infatti, perfetto, somigliante al selfie. Ringrazio fatto gli amici al di Cesena in Bolgio. Quindi, cari amici, voi come vedete fate veramente parte attiva del nostro programma, noi per questo vi vogliamo premiare. Ecco altre foto, chiaramente altri scatti, questi li prendiamo in considerazione come detto per la prossima settimana perché sono di adesso, proprio dura mentre facevamo la diretta, quindi continuate ad uploadare su Instagram le vostre foto con l'hashtag Pianeta Bianconero e io colgo la palla al balzo per portarvi tutti insieme a trovare gli amici del ristorante Pizzeria Lugantino. Ristorante Pizzeria Rugantino, unico a Cesena. Al Ristorante Rugantino troverai un ottimo servizio, una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura. A Rugantino potrai gustare specialità di pesce, specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna, abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali. Ristorante Rugantino, grazie di esistere. E allora di nuovo insieme amici di Pianeta Bianconero, la seconda parte che a breve, brevissimo, andremo ad aprire con la clip che ogni settimana proponiamo, con i gol più belli insomma dell'ultima giornata, perché i protagonisti non sono solo quelli che giocano con la maglia del Cesena, che comunque vediamo appunto all'Orgel Stadium e nelle sfide contro il Cesena, ma insomma abbiamo tanti altri spunti perché la Serie B da questo punto di vista non delude mai. Prima di andare a vedere appunto la clip volevo chiedere ad Andrea, no? Spesso proponiamo gol, attaccanti, insomma piuttosto ispirati, ti posso chiedere così il giocatore che soffri di più, cioè quando ti trovi davanti nella tua ancora breve carriera, no? Però comunque Trapani, Cesena, ce n'è uno, la bestia nera. Allora, a me Pettinari, per esempio, mi ha già fatto due gol, se non mi sbaglio. Perché mi ha fatto gol a Trapani col Como e poi quest'anno col Pescara, oltre ad aver avuto anche altre due o tre occasioni in dove mi voleva farmi altri gol. Quindi con lui ho sempre, con lui contro ho sempre raccattato la palla da dentro. Non dei gran precedenti, insomma. No. Sì. Bene, allora, nella clip non c'è Pettinari, allora andiamo a vedere i 5 gol più belli della penultima giornata d'andata, il servizio. Tired of all this Christmas cheer.
allora, cadeau natalizio del nostro regista, clip direi perfetta dal punto di vista proprio dei tempi, non c'è però Merry Christmas dai Burdel. A proposito, fa papparapapapapà o papapapapapapà? No, solo papapà con papapà, senza papparappa. Questa esperienza, cioè, possiamo fare una parentesi? Assolutamente, poi arriviamo a chiedere. Io e Zani la cantiamo da una settimana. No, io l'ho ascoltata, credo, Gianni vedo a casa i bambini. Sì, 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 è vero. Jingle Bells non esiste più. A Roma è una mania ormai. Io voglio capire questo. Vi hanno buttati lì senza farvi fare due prove? No. Sì, no, prima abbiamo fatto, vabbè, noi siamo andati lì tutti insieme, poi a gruppetti ci facevano fare un po' tutta la canzone e poi dopo hanno messo giù il loro video e ci hanno fatto fare tutti insieme la parte finale. No, è stata comunque una bella esperienza alla fine, cioè quando divertente. Quando siamo partiti per andare là, a me personalmente io ero un po' titubante, perché precedenti col canto, zero. Le nuove proposte, e allora ho detto, boh, chissà che mi viene fuori. E invece poi alla fine ci siamo anche divertiti. Come te la cavi col canto? Male. Male, esatto. Non l'avremmo mai detto. Penso male. Ognuno ha i suoi talenti, ragazzi. No, allora, anche sui limiti. Nel video, la sincera perplessità di Caccia mentre canta, secondo me, è veramente però, è una poesia. Adesso non so, ecco qua, abbiamo qualcosa. Sì, anche la Ribi è straordinario. Caccia e la Ribi, la loro perplessità. Fantastico, direi fantastico, ecco qui perfetto, fantastico. Davide. Mentre invece no, Don Cor era credibilissimo. No, perfettamente a suo agio, sembrava. Don Cor veramente nel sangue. Ma Don Cor è un uomo di spettacolo, non so se può confermarlo il compagno di squadra, ma l'ho visto anche. Io la prima volta che quando sono arrivato c'era la presentazione in piazza in centro, il primo sul palco che parlava era Don Cor. Sì, sì, è un uomo di spettacolo, anche in radio l'ho visto, faceva l'intrattenimento. Tra l'altro lo avremo poi nel girone di ritorno ospite, perché insomma qualche settimana fa lo sono andato a intervistare, abbiamo comunque strappato la promessa, quindi è interessante questa esperienza. Capisco che, come diceva il presidente, può essere sempre pericoloso magari se la squadra non sta andando benissimo buttarsi in certe iniziative, perché poi si dice guarda quelli cantano, si divertono e fanno. Invece credo che sia una cosa che fa squadra, esattamente come un allenamento, quindi oltretutto è per beneficenza, quindi bravi. Tra l'altro quest'altro anno mettiamo a posto le note e poi viene proprio l'esperimento della vita. Tra l'altro un aneddoto, credo, dimmi, correggimi se sbaglio, mentre registravate una parte del coro, insomma, avete fatto una specie di agguato a Castori, giusto? L'avete coinvolto? No, la parte finale, quando eravamo tutti insieme per l'ultimo pezzo, praticamente lui era davanti a noi, quindi non ci vedeva. Noi avevamo fatto un passaparola generale di fermarsi, di non cantare più, di punto in bianco, e praticamente lui è stato l'unico che continuava a cantare da solo. Poi vabbè, gli scherzoni. Anche in queste cose Castori è straordinario, no? Perché no, poi lui comincia. Se ne è uscito dicendo, oh, sono andato bene. Esatto. Tra l'altro posso rendere merito ad Andrea, mio collega, che ha scritto questa canzone, collega di Radio Gamma, quindi complimentoni, molto molto geniale, bravo. Geniale, è vero. Merry Christmas dai Burdel, vai! Vai Burdel. Per i gol. Esatto. Torniamo un attimo. Facciamo un passo indietro. Allora vediamo appunto come poter partecipare al sondaggio che appunto coinvolge voi telespettatori sulla scelta del gol più bello e la possibilità dunque di selezionarne uno che possa essere tributato appunto con questo appellativo. Basta avere uno smartphone, un dispositivo che sia cellulare o tablet o quant'altro, cliccando sull'app di Teleromagna, sulla menu a tendina diretta e poi su gioca, ecco che compare come vedete nel video illustrativo, la possibilità di scegliere il gol più bello, che al momento è quello di Floriano. Floriano che comanda la classifica al primo posto davanti a Vaiushi, davvero due splendidi gol, mentre molto staccati al momento sono tutti gli altri, compreso Ciano, Agazzi e lo stesso Giallo, che cercherà dunque una rimonta in questa seconda parte di trasmissione. Quindi clamoroso, insomma, esatto. Sorpasso di Floriano, che non è tra l'altro la prima volta, un giocatore magari poco conosciuto, ma lo abbiamo già inserito. Segna spesso dei gol belli, effettivamente il gol del Foggia, tutti e due i gol del Foggia. Molto belli. Sì, in una partita peraltro rocambolesca, perché leggi 0-3, tre gol arrivati negli ultimi 5 minuti dopo che la Salernitana aveva colpito tre pali. Poi quindi, sono stati, diciamo, sommersi dai fumogeni nel momento dell'esultanza i giocatori, esatto, del Foggia, quindi un po' di confusione all'Arecchi. Esatto, ecco,
Gianni, gol, ecco, tra l'altro anche questa non è... Questa non è male, eh. Non è male sempre di un altro nostro telespettatore. Ci siete anche voi, ci siete, so, voi, Andrea, siete il quarto gruppo, perché... siete Nomadi, Boo e i Maneskin, perfetto. Esatto. Ho detto che sono geniali, ragazzi, i nostri telespettatori, sì, sono geniali. Sbaglio difficilmente, è vero, è vero. No, tornando ai gol e ai risultati, insomma, vedendo questa clip... Così, a me, quello di Vaiuccio, ti vedevo, infatti l'hai accompagnato quasi con un'aula. Sì, no, non con un'aula, però non l'avevo visto, ha fatto un gol veramente notevole, bello pare. Io avrei votato quello. Quello di Vaiucci, sì, della... sì. Lo puoi fare. Adesso lo fa, adesso mi tolgo dalla modalità aereo. Esatto, e poi lo fa. Della pausa pubblicitaria lo puoi fare. Andiamo in pausa. Anzi, anche noi, facciamo così, ti do 60 Vai. Secondi per togliere la modalità così aerea, noi votare. Andiamo a trovare due amici, tu puoi andare a mettere il tuo voto che, tramite il telefonino. Aspetta un attimo perché prima li chiamo, ci sono Tenuta Mali e Fan Batterie. Tenuta Amalia. Dal 1925 il vino è la nostra storia. I vini della Tenuta Amalia sono alla Corte del Vino. L'Enoteca della Cantina di Cesena, in via Emilia Ponente 2619. Aperta dal lunedì al sabato. Vieni a trovarci a Mendola o visita il sito famobatterie.it per scoprire tutte le novità e i punti vendita. Fam Batterie Mendola. Accumulatori dalla bici elettrica all'astronave. Allora, qua il dibattito sui gol ha infiammato tutti, anche perché ho detto io un'eresia, facendo un paragone un Hai po'. Hai detto Totti ed è un come po' ardito. Brunker o Frosinone. Va bene, così, un po' esatto. Vi ricordo, tra l'altro, chi si fosse messo insomma così in visione davanti alla trasmissione, sono in questo istante, che ci sarà la replica sul canale 14, quindi al termine di Degni di Nota torneremo con la replica, quindi dall'inizio ovviamente della puntata, così sentirete anche le altre eresie. Assolutamente, non solo, sì, anche le prime. Ricordiamo anche, Luca, perché spesso ce lo scrivono anche sulla pagina di Facebook, che noi siamo, potete seguire sempre dal sito in streaming le puntate e tramite l'applicazione. E vi posso assicurare che funziona molto bene lo streaming, perché da Roma è l'unico modo che ho per guardare. Quindi fatelo anche voi, è possibile portare, non c'è una scusa insomma per non vedere Pianeta Bianco Nero, potete farlo con tantissimi mezzi. Esatto, e allora entriamo così nell'approfondimento che solitamente dedichiamo appunto al momento del Cesena, non solo nella seconda parte. Abbiamo preparato due grafiche riguardanti queste strisce positive di Fabrizio Castori, perché Castori di fatto nelle ultime partite, il Cesena toccando ferro, sperando che possa andare altrettanto bene a Cremona, non perde mai, e questo è un segnale fondamentale. Eccole qua, le due strisce positive di Fabrizio Castori. Dalla 10ª alla 14ª giornata, appunto, sono arrivati questi 7 punti tra Foggia, Perugia, Novara, Entella, Salernitana, coefficiente di difficoltà del calendario, direi medio, siete d'accordo, no? Poi la partita spartiacque anche per Fulignati è quella di Empoli, no? Non solo perché giocava in casa, essendo appunto di Empoli il nostro ospite, ma perché da quella successiva Cesena-Brescia ha ripreso in mano la porta del Cesena. Ecco, le ultime 5 partite sono queste: Cesena-Brescia 1-0 e poi tutte le altre, i 3 punti con i 3 pareggi Frosinone, Parma e Palermo, e la vittoria rocambolesca contro il Pescara. Direi coefficiente di difficoltà molto molto più alto e 2 punti in più. Andrea, cambiamento importante. Sì, secondo me, al di là del fatto che le partite ovviamente sono tutte difficili, poi lo dimostra la classifica, una differenza tra la prima striscia e questa, però io penso comunque che, come ho detto prima, da quando è arrivato il mister, la squadra abbia cambiato un po' marcia, soprattutto sotto l'aspetto dell'atteggiamento e di come sta in campo e di come affronta le partite.
E infatti questo penso che possa portare, si vede, a far punti meno male con chiunque, sia che sia una squadra di bassa classifica che sia una squadra che magari sta nel vertice. Però si dice sempre, lo dite voi sempre, proprio una delle classiche frasi, no? Che siamo amati ripetere, non facciamo tabelle, non facciamo pronostici, eccetera, bla bla. Ti avessero detto 9 punti in questo filotto qui, probabilmente avresti firmato, oppure no, ti aspettavi anche quello, di... quello è normale, cioè, sono punti importanti quelli che abbiamo fatto in queste partite, ma soprattutto io penso che hanno un valore maggiore anche per come sono arrivati, per le prestazioni, perché la partita di ieri, per come è iniziata, c'è il rischio di poterla perdere. Non si pronuncia Frosinone, ma... No, cioè, no, lì, cioè, siamo riusciti a fare un punto che secondo me ha più valore che anche di quello di ieri. La rimonta anche col Pescara, visto che poi nonostante tutto eravamo andati sotto 2 volte, quindi io penso che insomma, sono stati punti importanti. Ecco, l'assist, infatti, di la grafica in 3 partite su 5 il Cesena a un certo punto si è trovato sotto. Esatto, e la grafica è molto interessante perché mette a confronto 2 strisce che hanno un peso molto diverso, perché soprattutto se andiamo a vedere... La prima striscia sono stati i pareggi che ci hanno lasciato spesso con la mano in bocca, perché col Foggia le cose stavano andando malino e l'abbiamo tirata su. Con Novara si poteva vincere e siamo stati tutti rammaricati, con la Salernitana uguale. Anche con l'Entella. E anche con l'Entella, esatto, da 0-2 a 2. Quindi sono stati pareggi diversi, sempre pareggi, quindi Cesena non perdeva, però la seconda striscia dopo Empoli, diciamo, ha fatto fare a Castori un gradino ulteriore, a parte che ha una vittoria in più, ovviamente, questo lo vediamo. Nel fatturato di punti sono stati pareggi tutti diversi, quello di Frosinone è forse, scusate, è il principe dei pareggi di quest'anno, e dopo arrivano, come diceva Andrea, Parma e Palermo, Palermo forse la squadra più forte vista, però ecco, sono 2 strisce che fanno vedere come Castori stia portando avanti quello che ci aveva detto che voleva fare, cioè cerchiamo di assestarci in qualche modo, e la prima striscia è quella che ha portato il Cesena a non perdere con ancora parecchi scricchioli, diciamo, la seconda striscia ha fatto fare un altro scalino in avanti perché ha un peso specifico e una qualità molto diversa. Ecco Gianni, 13 partite Castori, 2 sconfitte, no? Carpi ed Empoli. Quella con l'Empoli è arrivata dopo 5 risultati di fila, sono 5 anche adesso, e giovedì si va a Cremona, vabbè, proviamo a esorcizzare. Che non è facile per niente, però a questo punto... Cioè, la cosa che noto rispetto all'inizio, che non noto solo io, che notano tutti, che si vede rispetto all'inizio del campionato, è che adesso si affrontano le partite tosti, compatti, cioè non è... prima io la cosa che mi meravigliava all'inizio del campionato è che subivi un gol e si andava nel pallone, adesso subisci un gol col Palermo in casa che ti aggredisce per tutta la partita, e poi però riparti, segni, magari... Sì, si è detto, l'occasione del gol è arrivata in maniera fortunata, ma poi dopo la metti la partita nel binario e sei te che certo. Fai. Anche perché il gol con Castori... Cosa che prima non accadeva. E andiamo a Cremona, andiamo a vedere a Cremona adesso. Gol con Castori poi arriva sempre, perché a parte Parma, il Cesena ha sempre giocato. A proposito, Andrea, visto che tiriamo in ballo spesso anche le altre squadre, dando un'occhiata, no, al campionato... prima guardavo le domande per Fulignati, no? Cioè chi chiede anche su avversarie e non solo. Arrivano proprio domande su questo tema, la prima se ci sono rimpianti per questa classifica vista lo stato attuale delle cose rispetto appunto alle incertezze di inizio stagione, e la seconda domanda su quali squadre bisognerà fare la corsa per la salvezza. Ma io guardo sempre le cose, cioè cerco di guardare sempre le cose nel momento soprattutto, perché adesso sarebbe facile dire magari che ci sono dei rimpianti, perché ovviamente da quando è arrivato il mister la squadra ha cambiato un po' la rotta, però per come è arrivato, per come era iniziato questo campionato, io penso che adesso ritrovarci così, più che rimpianti, ci dà una consapevolezza che possiamo fare un girone di ritorno importante, che secondo me ci farà arrivare, spero, il prima possibile a questa salvezza che cerchiamo e vogliamo a tutti i costi. E poi per quanto riguarda ovviamente le squadre che magari con cui dovremo lottare per la salvezza, appunto, io penso comunque che questo campionato, la classifica ancora è abbastanza corta, e quindi ci sono poche squadre che si possono rilassare, e ci saranno pochissime squadre che molleranno perché magari
tutte le danno per spacciate, quindi sarà molto equilibrato e bisognerà mantenere sempre alta la concentrazione, sia chi ha 30 punti che quelle che ne hanno 15, 18, quanto ne ha l'ultima. Senti, la tua storia a Cesena, insomma, questi mesi, un po' abbiamo imparato a conoscerti, no? E a conoscere anche il personaggio, no? Fulignati, al di là delle parate, il rendimento, eccetera. Per chi è ancora qualcuno, no? Così, qualche ritardatario, tu vieni da una famiglia di portieri, no? Proprio sì. Una dinastia, sì. Proprio di portieri. Sia mio nonno che mio babbo facevano tutti i portieri, hanno fatto tutti i portieri. Quindi, diciamo, i punti di riferimento, i modelli li avevi già in casa, è stato facile? Sì, perché, mai cominciato? No, perché praticamente mio babbo, quando io ero piccolino, che avevo, penso, 4-5 anni, faceva allenatore dei portieri in una squadra, in una società lì vicino a casa mia, nel paese accanto a casa mia, a Montelupo. E lui praticamente iniziò a portarmi gli allenamenti che faceva e mi metteva in porta e mi allenava. Cioè io neanche non mi sono neanche reso conto che facevo il portiere, mi ci ha proprio messo lui e poi piano piano sono rimasto sempre lì. Ecco, dopo da lì è cominciata l'altra fila. Poi, sì, sì. Il paradosso, insomma, così lo possiamo chiamare, settore giovanile Empoli, poi però hai cominciato a girare di fatto da subito e gli anni sì, dopo, migliori sono poi da tutt'altra parte, in Sicilia, no? Perché sì, Sicilia... perché io praticamente dopo 2 anni a Empoli... Fui scartato dall'Empoli, andare in un'altra società che era ancora una società professionistica, faceva la Serie C2, la Coiopelli Cappiano Romagnano, che poi è fallita. Infatti dopo 2 anni anche da lì sono andato via, sono stato mandato via anche da lì. Poi sono arrivato alla Sestese che è stata la squadra, diciamo, che mi ha lanciato a Palermo. E poi da Palermo il prestito con a Trapani, no? Giusto, con Perinetti. Sì, e prestito a Trapani di un anno e poi sono arrivato dopo un altro anno a Palermo qua. Dopo Trapani, Perticone, Scognamiglio, giusto? Sì. Giallo no? Perché no, perché l'anno dopo, è andato l'anno dopo. E sì. Poi comunque Coronado, c'era Coronado, già Coronado c'era che ieri ti sei trovato da avversario. Bene. Bene ragazzi, prima di tornare alle nostre chiacchiere sempre più tecniche, abbiamo tantissimi argomenti ancora per voi, ci sono 60 secondi da dedicare, questa volta a Combitras e da Enologica Sippi. Se stai cercando qualcuno che lo faccia in modo diverso, con professionalità, passione e soprattutto con servizi particolari che ti renderanno sicuramente felice, Combitras allora è a tua disposizione per tutti i servizi di logistica, perché Combitras lo fa meglio. Enologica Sippi di Lugo di Romagna, da più di 50 anni, al servizio di produttori vinicoli e alimentari. Specialisti nella fornitura di prodotti enologici per la vinificazione, conservazione e imbottigliamento dei vini, conservanti per industria alimentare, detergenza industriale, reagenti e strumenti per laboratorio, raccorderia in acciaio inox, tubazioni per alimenti. Eccoci qua di nuovo insieme nella terza parte, andremo ovviamente ad affrontare, visto che ne abbiamo parlato poco fa, e quello che accadrà settimana prossima, perché giovedì appunto 28 il Cesena scenderà in campo a Cremona, allo stadio Zini, e avremo la consueta telefonata con il collega di Cremona proprio per capire un pochino, anche se manca di fatto ancora 6 giorni alla sfida, che umore e che aria tira a Cremona. Nel frattempo, a proposito di Cremonese e di anche le altre avversarie del campionato, andiamo invece a vedere che aria tira e tirava ieri sera, un'aria piuttosto fredda, ma non solo, nel servizio sulla 20ª giornata preparato da Andrea Zanzi. A Natale si è tutti più buoni. Mica vero, avrà pensato Andrea Montalto, che con un clamoroso poker di reti ha dato il benvenuto in Serie B a Gianluca Azzori, firmando un pirotecnico 4-3 ai danni della Pro Vercelli. 3 punti di platino per la Ternana. Così come quelli che il Foggia si è preso alla Recchi di Salerno, grazie ai capolavori in serie, firmati da Floriano, Agazzi e ancora Floriano. Rossoneri ora ai margini della zona play-out, assieme all'Avellino, sconfitto dallo Spezia e dal tocco da maestro di Guido Marilungo, mentre termina in parità la sfida del Del Duca tra Ascoli e Pescara, per effetto delle reti di Crescenzi e Tommaso Bianchi. Pari a reti bianche nel match di cartello tra Bari e Parma, segno X anche per l'Empoli del debuttante Andrea Azzoli, con Zaic rimontato da Torre Grossa, o ancora tra Venezia e Cremonese, reti di Cavion per i grigiorossi e Moreo per i veneti. E così assume ancora più rilevanza il secondo 4-3 di giornata, quello del Frosinone,
Lentella passa con De Luca, ma poi salgono in cattedra Ciano e Daniel Ciofani e cala la mannaia sulla squadra di Aglietti, che pure non si dà per vinta e sfiora con Dio e la mantia l'incredibile risalita. Pari della speranza invece tra Novara e Perugia. Apre Maniero, chiude Cerri per un punticino che fa gioco ad entrambe le squadre per rimanere a metà classifica. La stessa zona con vista playoff in cui il Carpi sguazza, che è un piacere. Il Carpi sguazza, che è un piacere. Cittadella un pochino meno contento in una partita segnata, insomma, evidentemente non è un periodo molto fortunato per l'arbitro Pillitteri, dalle decisioni ancora una volta del direttore di gara, che aveva penalizzato in modo clamoroso il Cesena 3 settimane fa allo stadio Benito Stirpe. Non ho detto giusto la città. Bravissimo. Non ho detto la città, e insomma, dopo il Cesena sono arrivate le proteste, così abbastanza sostenute anche di una persona sempre molto pacata, equilibrata come Venturato, che lamentava l'annullamento di un gol, un calcio di rigore, insomma, il rigore non concesso. Il Carpi con un tiro in porta, uno in tutto, è riuscito a strappare i 3 punti al tombolato. Calabro, l'allenatore del Carpi, ha abbastanza questo marchio di fabbrica: tira poco in porta, ma spesso le sue squadre fanno gol. Pillitteri è sicuramente un bravissimo direttore di gara, che quest'anno sta avendo un pochino di sfortuna, perché non possiamo vederla in nessun altro modo. E speriamo che non sia un sacco di amici Pillitteri. Speriamo che non ci arbitri. Proprio. Sì, un gli vogliono un gran bene, cominciano a volerli un gran bene. Tra l'altro, dopo questa affermazione sarai chiamato Zani il magnanimo, lo sai. No, cioè, no, bisogna secondo me stare tranquilla, avrà sfortuna, però speriamo che non ci arbitri più. Ecco questa. Sei molto democratico. Speriamo di non vederlo mai più. Il Carpi è sicuramente una squadra pragmatica. Lui prima, Andrea, ha detto giustamente: noi non dobbiamo avere rimpianti, e i giocatori è giusto che non li abbiano. Noi che la guardiamo da fuori, ci sono almeno 2 o 3 partite che non ci fanno dormire la notte. Cioè, la sconfitta in casa con l'Ascoli, a rivederla adesso è drammatica. Sì. Cioè, preistoria, è preistoria, se ci pensi, no? Però ai fini, diciamo, dell'aritmetica della classifica, è pesantissima, purtroppo. E anche le sconfitte, soprattutto per come sono venute, con la Ternana e con il Carpi fuori casa, anche quelli sono, soprattutto la Ternana, poi il Carpi era veramente l'inizio di Castori. Quelle, a noi che la guardiamo da fuori, ci fanno venire tanti rimpianti, perché pensiamo, se le potessimo giocare adesso... Sì, Gianni giocherebbe anche quella contro la Provercelli, no? Ne parlavamo sì, qua. Quella. Anche quella sì. Però, come ti dicevo, che ne parlavamo prima, quelle partite lì che dicevi, con la Ternana, non è che ho visto dei valori che ti facevano dire: ma siamo messi male, perché... È quello, e allora no, mi fa sperare che adesso l'inizio del girone di ritorno le rivediamo tutte. Esatto. Infatti lì, Andrea, avete un mese, dicevamo, le difficoltà di dicembre, adesso Cremonese, poi si riparte, di fatto si ricomincia dove si lascia, cioè Bari, Venezia, altre 2 partite durissime, poi però ci sono gli scontri diretti. Sì, vabbè, come ce l'abbiamo noi, il mese ce l'hanno anche tutte le altre squadre, quindi sarà importante farsi trovare pronti, perché partire forte è fondamentale nel girone di ritorno, più anche che all'inizio del campionato, perché se all'inizio del campionato magari hai la possibilità di rimediare in qualche maniera se fai qualche passo falso, nel girone di ritorno inizia a essere più difficile la situazione. Quindi bisognerà partire bene. Sotto certi punti di vista poteva essere meglio, visto il momento, continuare invece di avere questa pausa, però comunque può essere utile, sono convinto che sarà utile, perché il mister sicuramente ci darà altro lavoro da poi portare nelle partite quando rinizierà il campionato. Certo, poi è importante anche per i recuperi di alcuni giocatori, no? Certo, soprattutto certo. Di noi a Schiavone, aspettando poi il mercato, perché si ricomincia, diciamo, in copertina 20 gennaio, anzi guarda, lo ripetiamo, ne approfittiamo, 20 gennaio sabato, ma alle ore 20:30, la prima giornata del girone di ritorno con il Bari. La Lega ha comunicato le variazioni su anticipi e posticipi delle prime due, quindi 22 e 23 come numero di giornate. A Venezia invece si giocherà sabato successivo alle 15 nella famosa Laguna Sant'Elena, insomma, la gita romantica in vaporetto, no? Che l'ultima volta che ci siamo andati non ha portato benissimo. Oddio, non credo, io penso di sì, però... No, non lo so, no. sarebbe una trasferta. Affitto anche una gondola per Zani, sì. Basta che sia... Allora, se l'offerta è questa, volentieri. Esatto. Bene, direi io che possiamo posso chiudere... stemperare, perché mi stavano venendo in mente delle immagini terribili di voi due sulla gondola, nella Laguna veneziana. Allora, facciamo così. Invece, chi mi porta degli ottimi pensieri sono i nostri amici, andiamo a trovare questa volta Opel Magnani e SAC Petroli.
Sta diventando buio per girare. Dov'è Jürgen Klopp? Qual è il problema? C'è ancora luce fuori. 30% di visibilità in più. Nuovo Mokka X con fari LED intelligenti. Siete pronti, ragazzi? Scopri il mondo Opel Fratelli Magnani. Per informazioni 0547 63 17 20. La risposta alla tua esigenza di fornitura di GPL sfuso e imbottigliato è solo SAC Petroli di Cesena, la concessionaria più dinamica di Eni Gas GPL in Italia. Prova i prodotti e i servizi della SAC Petroli, ne rimarrai entusiasta. Terza ed ultima parte di Pianeta Bianconero, di nuovo insieme, di nuovo in diretta su Teleromagna. Allora, come sempre, come da tradizione, ormai facciamo dall'inizio della stagione, dedichiamo così questi ultimi minuti di trasmissione a qualche riflessione anche sulla partita che il Cesena andrà ad affrontare nella prossima settimana. Mancano ancora 6 giorni perché, insomma, quella contro il Palermo è appena terminata, l'abbiamo analizzata in precedenza e ora proviamo appunto a dare un occhio al prossimo avversario della squadra di Castori, l'ultimo del 2017, Cremonese. La Cremonese che così muove abituata, un'ottima abitudine, a muovere sempre la classifica, che perde pochissimo. E allora dovremmo avere in collegamento Giorgio Barbieri, corrispondente della Gazzetta dello Sport, storica firma cremonese. Buonasera Giorgio. Sì, buonasera anche a voi. Eccoci qua, grazie intanto della disponibilità. Ci aiuti a inquadrare il momento dei grigiorossi di Tesser. Dicevo, Mister X, no? Lo abbiamo denominato, sì. 5 pareggi nelle ultime 6 partite, ma soprattutto una sconfitta nelle ultime 15, quindi una squadra, come ho appena detto, che di fatto la classifica è abituata a muoverla sempre. Sì, è una squadra che vince poco e perde anche poco, una squadra che pareggia molto, anche se c'è da dire che la squadra di Tesser si esprime molto meglio in trasferta. Tanto è vero che a Novara e a Venezia in vantaggio per 1-0 entrambe le volte ha subito il gol del pareggio, ma avrebbe meritato di vincere. In casa invece è una squadra che fatica di più, deve fare gioco, gli avversari si chiudono e poi ripartono e quindi va in difficoltà. Comunque un campionato al di sopra delle aspettative e niente da dire, siamo abbastanza soddisfatti, ecco. Ecco, quindi nell'ambiente, insomma, c'è soddisfazione al di là della vittoria che negli ultimi 2 mesi, 1 mese e mezzo, insomma, è arrivata solo, sì, una volta. Con lo Spezia. Esatto, esatto. Parliamo di un progetto, quello della Cremonese, importante, ambizioso comunque. Dopo 11 anni, sì, se non sbaglio, è tornata la squadra, insomma, a calcare il campionato di Serie B, un mercato importante, sontuoso quasi, direi, no, in estate. Sì, è una squadra che ha rivoluzionato molto l'assetto. Tesser ha sicuramente dato un apporto più concreto alla squadra, ha scelto giocatori di esperienza, giocatori di una certa età ma comunque capaci di giocare in Serie B. Va detto che la squadra non ha speso molto. Sembra, leggendo i nomi, che ci siano arrivati grandi giocatori, ed è vero, ma la squadra non ha speso molto, non ha un cartellino di proprietà, tanto per fare un esempio. Quindi i giocatori sono tutti ex giocatori di Tesser ai tempi del Novaro, di altre squadre o di Avellino, ed oggi la squadra è quella che Tesser ha voluto ed è quella che va in campo la domenica o sabato o al lunedì o al giovedì, visto che parliamo di giovedì prossimo. Ecco. Esatto. Ti chiedo, Giorgio, un'altra curiosità. Ci sono tanti ex giocatori del Cesena, dalla Porta, vabbè, Ravaglia è il secondo di Wicani, non gioca praticamente mai, ma insomma Renzetti, Croce, Almici sono 3 titolarissimi, e poi c'è anche Cinelli che è l'ex più fresco assieme a Renzetti ma quasi scomparso dalle rotazioni. Come stanno andando soprattutto i 3 che giocano con più continuità? Ma innanzitutto parliamo di Ravaglia, che l'anno scorso è stato il giocatore decisivo per la Cremonese con le sue parate. Ravaglia è l'esempio del romagnolo che fa divertire e si diverte, e quindi è un grande giocatore perché anche a livello fuori dal campo funziona benissimo il suo atteggiamento. Gli altri 3, Renzetti molto bene, soprattutto quando avanza è meglio in fase di spinta che in fase di chiusura. Croce è un giocatore di qualità, è chiaro che gli anni che ha fatto l'Empoli con Sarri l'hanno costruito e realizzato. Cinelli si vede un po' meno, per la verità, e l'altro, scusa, e Almici, che insomma è transitato da qui, ha giocato laterali.
Certo, i due terzini, insomma. Sì. Al Michi anche lui in fase di copertura ha qualche problema in più. In fase di spinta è anche lui abbastanza buono. Devo dire che i due giocano all'inizio del campionato. Pesser vorrebbe dare loro un'alternativa in queste partite, ma non ci riesce perché gli altri difensori sono infortunati. E in questo momento sono un po' stanchi entrambi, sia Rezzetti che Armici. Ecco, ti chiedo l'ultima cosa, Giorgio, proprio visto che hai anticipato, insomma, mancano ancora 6 giorni, cioè di tempo ce n'è, ci sono certo. Quindi ancora 5 allenamenti, insomma, così da svolgere. Dos Santos, che è uscito anzitempo contro il Venezia, come sta? Insomma, ci fai un po' il quadro della situazione infortunati, chi mancherà? Allora, mancherà sicuramente Arini, che è squalificato, quindi quello è certo. Molto probabilmente mancherà anche Dos Santos, perché l'infortunio, un infortunio muscolare, credo che non riesca a cavarsela prima della fine dell'anno. Per cui quei due lì mancheranno sicuramente. Si tratta di vedere che tipo di squadra vuole mettere in campo Tesser. Cercherà molto probabilmente di sfruttare ancora le qualità di questo ragazzino, che è un classe 97, si tratta di Castrovilli, che è a metà con la Fiorentina, ed è un ragazzino che ha grandi qualità. Per cui io credo che la squadra sarà la stessa, con al posto di Dos Santos Marconi e al posto di Arini squalificato giocherà probabilmente Castrovilli. Poi potrebbe esserci l'esordio di Juanito Gomez, appena acquistato dal Verona, era svincolato, che può giocare una partita prima della fine dell'andata, diciamo. Potrebbe sfruttarlo, ma è un po' che è fermo e secondo me rimarrà in panchina. Bene, direi insomma una disamina perfetta, una fotografia ideale che ci ha aiutato insomma a chiarire qualche dubbio. Sì, poi sono tanti anni che non ci si incontra. Devo dire che Cremona, dopo le delusioni degli 11 anni di aspettativa per arrivare in B, si è ricreato un entusiasmo incredibile, la curva è sempre piena. Adesso lo stadio sarà coperto praticamente tutto, tranne la curva ospite. Quindi è uno stadio completamente rinnovato e questo vuol dire che insomma ha ricreato un entusiasmo nella città. Quindi in città, diciamo a Cremona, si è ritrovato quello stimolo che prima non c'era, certo. Non c'era più. Stadio che non evoca ricordi indimenticabili della storia del Cesena, anche se la Cremonese certo. Non c'entra nulla, poco. Però insomma l'ultimo precedente invece, se non ricordo male, fu vincente con un gol di Bernacci nel finale. Probabilmente sbaglio, ma dovrebbe essere... Mi ricordo un 3-2 in rimonta proprio allo sì, scadere, ma parliamo di 2005-2006 credo, erano Serie B, la Cremonese, no, i playoff li ha fatti prima, i playoff sì, sì, sì. Era 87, sì, sì, sì. Quando ha perso i playoff con Cesena e Lecce, sì, 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 no, 1-0 certo. Con Cesena, invece l'ultima è quella lì e devo dire che era una Cremonese dimessa, una Cremonese già avviata verso la retrocessione, esatto. Difatti è arrivata ultima, esatto. Bene, Giorgio, grazie, buone feste, buon Natale e a presto. Buon Natale a tutti voi. Grazie. Grazie. E buona serata. E allora, Andrea, comincio da te. Abbiamo insomma provato a fare un po' di chiarezza su questa squadra che appunto non perde praticamente mai, 3 sconfitte, ma addirittura una nelle ultime 15. Quindi segno che la continuità non manca a casa Tessera. Come la inquadriamo la Cremonese? Come una squadra forte ovviamente, ultimamente siamo abituati ad affrontarle, quindi penso che il mister saprà sicuramente darci le giuste direttive in settimana, nonostante Natale e robe varie, e sono convinto che se andiamo lì con l'umiltà e con il modo di giocare che abbiamo adottato da quando c'è il mister, soprattutto anche in queste ultime partite, Sono convinto che potremo fare una buona partita e che spero possa portare altri punti. Bene, e allora direi di fare l'ultimo pit stop, certo. Perché abbiamo anche una piccola sorpresina subito dopo. Per me? Prima... No, però è bella. È bella, l'abbiamo preparata con Andrea, insomma, prima dell'inizio fate pure le vostre robe insieme, trasmissione, io non ho a capito. A tua insaputa, io... ma consiglio Però non è per tutti, me la sorpresa. Non è per vabbè, te la sorpresa, è molto natalizia e quindi restate qui gli ultimi minuti. Restate davvero... qui anche perché io ho 60 secondi per picchiare i miei colleghi, quindi li potrete rivedere al termine di questa brevissima pausa con i lividi che io stessa gli provocherò. Alpe Cimbre e MaxiCard. Stai pensando a una vacanza sulla neve? Il Trentino ti aspetta!
Sull'Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone, Luserna, il divertimento è garantito per tutti. Dallo sci alle ciaspole, alle escursioni in quota, al relax e alla buona cucina trentina. Vicina da non crederci, l'Alpe Cimbra ti aspetta. Scopri tutte le proposte vacanza su alpecimbra.it. Quando la vostra attività pretende il massimo dell'igiene, pretende MaxiCart, alberghi, centri estetici e palestre, industrie, utilizzano quotidianamente i nostri prodotti per garantire il massimo della pulizia e dell'igiene. Se i vostri clienti si fidano di voi, voi fidatevi di MaxiCart. Eccoci qua, allora di nuovo insieme, ultimissimi minuti. Prima di chiudere il capitolo cremonese, anzi lo chiudo con Francesco, un avversario, insomma, dicevamo l'ultimo mese, lo diceva Fulignati giustamente, Cesena è abituato a giocare contro squadre forti, però qui parliamo di una squadra anche ambiziosa, diceva Barbieri, avranno speso poco, però sì, non avranno un cartellino di proprietà, però insomma, la rosa è bella pesante, hanno preso Paulinho che per la Serie B è più di un top player, cioè è uno che può far male in tantissimi modi, destro, sinistro, calci di punizione da fuori, dentro l'area, quindi non hanno speso molto, ma speriamo di non spendere molto neanche noi i prossimi anni come hanno fatto loro quest'anno. Esatto. Perché infatti Paulinho dopo i petroldollari o quello, esatto, che è, no? il progetto degli arabi. Era a Dubai, no? Dubai, sì, questi Emirati Arabi, quei posti. Subito dopo Cremona, cioè è conseguenziale, è logico. Tra l'altro io ho adorato la frase, stiamo facendo lo stadio nuovo, tutto coperto, tranne gli ospiti che devono soffrire. Quelli. Mi è piaciuto tantissimo. Nel dubbio. Anche noi, perché non facciamo nel settore ospiti, delle cose roventi? Noi cose siamo così fin troppo accoglienti, insomma, sì, perché davvero infatti l'Orge Stadium. Senti, allora, vado sì, io con la allora, sorpresa, prima io. Più che sorpresa, la bomba, direi, perché questa è clamorosa. La bomba perché è appena accaduta e me ne sono accorto. È accaduto ora, ringraziamo tantissimo la fantastica Anna Falchi che ci segue, Pianeta Bianconero, su Instagram. Non è un fake, lo diciamo. No, l'ho controllata, è proprio lei, c'è il suo profilo ufficiale di Instagram, quindi scusate se mi sono alzata di 10 centimetri. Però spiega anche il perché, cioè stasera c'era... Perché? Sapeva, ci siamo sentiti. Dillo tu, vi siete sentiti? No, ci siamo sentiti, guarda, ma allora seguirò e fate da questa sera. Come grazie Gianni per averci portato quella gran topona di Anna Falchi. Un eccellente PR. Ora la vostra. Sorpresa? No, sì, andiamo subito, va bene. No, allora, non lo so. Sì. Non mi avete reso partecipe, perché, quindi... Visto che, insomma, siamo in chiusura e mancano 2 giorni al Natale, allora, sono passati pochi giorni, una decina di giorni, insomma, dalla cena del coordinamento al Palace a Milano Marittima. Eravamo presenti con la nostra Elisabetta Zandoli. Allora, vediamo un po' questa clip con tutti gli auguri, appunto, dei giocatori del Cesena. Gli auguri ai tifosi. Volevo fare gli auguri di Buon Natale a tutti i tifosi del Cesena, sperando che sia un 2018 ricco di soddisfazioni. Tanti auguri a tutti i tifosi del Cesena Calcio e buone feste. Buon Natale e buone feste a tutti, speriamo sia un anno pieno di soddisfazioni. Cosa devo dire? Auguri con il cappello. Vai. Vado? No, auguri con il cappello. Auguri a tutti. Vabbè. Auguri in un'altra lingua del mondo. Joyeux Noël à tout le monde. Allora, gli auguri originali. Auguri di Buon Natale a tutti i tifosi del Cesena, dai. Cosa dobbiamo dire? Buon Natale, felice anno nuovo. Vai, Cupiz, quelli più originali tuoi, vai. Ah, ma che è? Buon Natale a tutti i tifosi del Cesena Calcio, vai. Nella tua lingua? Wszystkiego najlepszego dla wszystkich kibiców Ceseny Calcio. Non hai detto le parolacce, vero? No, mai parolacce, mai. Troppo bravo ragazzo, troppo. Grande gomitate. Auguri tifosi. Auguri tifosi. In lingua originale? Inglese. Happy birthday tifosi Cesena Calcio. Oh no.
sì, speriamo tanti gol, andiamo a playoff subito. E allora happy birthday a tutti, direi, no? Fantastico, vero? Straordinario giallo, ma insomma una clip che sembrava doveroso proporre, con la speranza che Kupisch abbia veramente detto buon Natale, che non ci siano polacchi in ascolto, perché probabilmente si rischia la chiusura. Continua l'ammirevole e sincerissima perplessità di Caccia, qualunque cosa da fare fuori dal campo, ed è bello così, perché comunque noi l'abbiamo preso per fare gol ed è giustissimo, cioè, così, quindi sempre ammirevole. Tremendamente istituzionale, poi esatto. Anche insomma Andrea e Dal Monte, anche voi originali, proprio calati pienamente. Era proprio quella la domanda, auguri originali. Vince il premio stile Cone con un cappello veramente... raffinato. Straordinario, sì, è vero. E allora, vediamo invece chi vince, cioè qual è il gol più votato e poi andiamo al gioco della maglia, perché insomma abbiamo anche qui da premiare qualcuno. Si conferma Floriano che allunga proprio nel finale e vince dunque il premio per il gol più bello per quanto riguarda appunto questa 20ª giornata del campionato di Serie B, davanti alla coppia Vaiushi e Giallo, che ha recuperato anch'egli nel finale, mentre invece raccolgono meno consensi gli ultimi due, Agazzi e Ciano, ultimo classificato. Bene, dall'applicazione insomma passiamo invece a Facebook, perché dobbiamo finalmente alla penultima giornata di campionato, abbiamo quello che io chiamo il grande slam, ovvero chi ha indovinato sia il risultato che il marcatore. Esatto, i complimenti vanno subito ad Antonino Giacalone, che è riuscito per primo ad indovinare il marcatore, perché vi ricordo come funziona il nostro gioco: per aggiudicarvi la maglia ufficiale del Cesena Calcio, tra poco noi pubblicheremo sulla pagina di Facebook Pianeta Bianconero un post con il quale vi chiediamo di esprimere quello che sarà secondo voi il pronostico per il prossimo turno che impegnerà il Cesena. Avete la possibilità di scrivere il risultato e i marcatori che secondo voi segneranno per il Cesena. Chi naturalmente, come in questo caso, riesce a prendere entrambi è più o meno certo di avere in tasca il premio, altrimenti noi andiamo naturalmente in ordine d'arrivo del pronostico corretto a premiare il primo arrivato tra tutti. E vi ricordo anche, mi raccomando, solamente un pronostico per ogni profilo di Facebook. Posso fare un'altra specifica riguardo a Instagram? Che mi sono dimenticata, secondo me è giusto dirlo. Molto spesso ci inviate tramite posta, tramite messa tag su Instagram le foto, però noi per il concorso le accettiamo solamente con l'hashtag. Molti problemi sono derivati dal fatto che molti di voi hanno un profilo giustamente Instagram privato. Nel caso di profilo privato purtroppo noi non possiamo né vedere né condividere le foto, quindi lo dico provando a comunicarlo a più persone possibili, e come lo comunico a tutti quelli che ci scrivono: se avete un profilo privato purtroppo non potete partecipare al nostro gioco, ma solo per una questione pratica. Quindi sbloccatelo, quella è l'unica soluzione. Sbloccatelo per sbloccatelo noi. Subito, esatto, come Anna Falchi. Esatto, proprio tutti come like Anna Falchi. Come lei, allora il nostro amico insomma per la, che ha vinto la maglia la potrà ritirare Antonino in orario Giacalone. D'ufficio dopo ovviamente le feste natali, dopo sì, Natale. Che non venga insomma, qui dopo a Santo Stefano. 25 perché? Santo Stefano, la nostra amministrazione qui dal 27, un regalo leggermente posticipato di Natale. Insomma, io vi ricordo invece che sarà possibile vedere la replica sul canale 14 di questa puntata, appunto appena terminerà degni di nota, e che noi ci saremo anche settimana prossima e torneremo nella collocazione originale, quindi sul canale 14 in diretta dalle ore 21 per preparare, per parlare della gara contro la Cremonese appunto di giovedì prossimo e per guardare anche un po' oltre, perché da gennaio poi comincerà e aprirà anche il calcio mercato. Intanto io ringrazio e ovviamente buon Natale ad Andrea Fulignati. Grazie a tutti e auguri di buon Natale. Grazie, in bocca al lupo ovviamente per le avventure con la maglia del Cesena, a cominciare da Cremona. Avventure invece in treno che vedrà la protagonista Francesco Zani. Per un po' basta, però sì, ci vedremo sicuramente. E poi ci ritroveremo nella tua solita clip originale da Roma. Io spero anche di ritrovare, perché è stato un piacere. Gianni Bardi, grazie. Piacere mio, grazie. È stata una bella mille. Serata, insomma ti avremo... ancora ospite, perché spero di ritornare. Auguri a tutti, Merry Christmas dai Burdel. Happy birthday è straordinario. Happy birthday anche ad Andrea Zanzi, che ritroveremo. Potrete gustarvi l'happy birthday proprio sul profilo Facebook di Pianeta Bianconero, sta proprio caricandosi il video, dunque a vostra completa disposizione.
Bene, cara Laura, io pensavo saluto. Una cosa, ragazzi, potete fare una figatona pazzesca. Chi ci ha seguito fino adesso sul canale 74, non mi sbaglio noi, ora può cambiare, andare sul 14 e riguardarci di nuovo e ridere ancora con noi. Assolutamente, è meraviglioso. Riguardare la clip. Vi prego, stiamo insieme per 4 ore. Questa sera è bellissimo, meraviglioso, fantastico. Facciamolo sempre. Andiamo a salutare in chiusura Belli Deco e Centrale del Latte. Buon Natale, buone feste a tutti. Buon Natale, ciao ciao. Dare colore alla tua pubblicità aziendale? Rivolgiti alla Belli Deco di Cesena, dove da oltre 50 anni persone competenti sono a disposizione per le tue decorazioni su automezzi, cartelli e striscioni pubblicitari in ogni formato e vari materiali. Belli Deco, la giusta forma e dimensione ai vostri colori. Visita bellideco.it. Centrale del Latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Solo prodotti del territorio romagnolo a chilometro zero, di altissima qualità. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli il gusto del latte, formaggi e gelati di Romagna. It's Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand.